Dottor Danilo Serba, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL Umbria 2, domani un evento formativo di primo piano presso la sala conferenze dell'ARPA sul tema l'attività di polizia giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione, normativa e funzioni. Buongiorno, buongiorno. Ringrazio l'azienda per il sostegno dato nell'organizzazione di questo evento che sta riscuotendo molto successo. Un evento voluto dal Dipartimento di Prevenzione con le sue strutture interne di servizi proprio dediti alla prevenzione, ma un evento organizzato anche con la Procura di Terni. Un ringraziamento particolare va al dottor Liguori, procuratore capo della Procura di Terni. Ora, questa è un'iniziativa voluta perché era necessario riflettere sulla normativa vigente e riflettere anche sulle attività, di prevenzione, soprattutto su quelle attività che ricadono, nella polizia giudiziaria. Sono attività che vengono portate avanti quotidianamente in particolar modo da sei strutture che rientrano appunto nelle macro aree della sanità pubblica veterinaria, nella sanità pubblica, nella sicurezza alimentare, nella sicurezza negli ambienti di lavoro. Interverranno esperti provenienti, diciamo, da nazionali. C'è il dottor Salvatore Macri, responsabile del Servizio regionale della prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, il dottor Pennesi, direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Poi interverranno per i laboratori, Istituto Zooprofilattico ed ARPA, il dottor Andrea Vaiani e Gaia Piccini, proprio interverranno sulla controperizia e la controversia. Ma sarà anche l'occasione per un confronto con gli altri organismi di controllo, con il comandante del NAS della Regione Umbria, con il comandante dottoressa Elena Candela, comandante del Corpo Carabinieri Forestali. Quindi ci sarà un momento di confronto anche per coordinarsi sulle attività territoriali. E sarà l'occasione poi per entrare nel merito, ad esempio, sull'utilizzo del portale utilizzato dalla Procura per le notifiche di reato. E poi il pomeriggio sarà dedicato a un confronto serrato con il procuratore Liguori, il dottor Biglia, che è un direttore di servizio dell'ASL di Torino e consulente della Procura di Torino. Sarà un confronto molto costruttivo. C'è la necessità di creare delle basi utili a una collaborazione stretta con un metodo certificato per aumentare di efficienza ed efficacia le nostre attività che sono a sostegno anche della Procura e soprattutto sono attività di prevenzione utili alla collettività e al singolo cittadino. Avete già raggiunto e superato le 270 iscrizioni, che è un segnale chiaro, insomma, del successo che avrà domani, ce l'auguriamo tutti, insomma, questo convegno. È un convegno molto importante non soltanto per gli addetti ai lavori, ma per tutti noi, perché poi si affrontano tematiche che hanno un impatto diretto nella vita dei cittadini e delle imprese in diversi ambiti di vita, della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza negli ambienti di lavoro, della sicurezza alimentare, dunque che impatta con la vita di ciascuno di noi. Certo, lei ha elencato quelli che sono gli obiettivi principali inseriti nei LEA, nei livelli minimi di assistenza. Sono tutte attività che il Dipartimento di Prevenzione porta avanti con i propri servizi, ma l'occasione è anche per dire che il Dipartimento di Prevenzione segue con molta attenzione tutte le attività di profilassi per le malattie infettive, gli screening oncologici, accanto a cui medicina dello sport. Quindi abbiamo anche dei servizi che si interessano, tipo l'epidemiologia e la promozione alla salute, che sono importanti in un momento particolare dove i determinanti ambientali sono molto importanti che incidono sulla salute pubblica. Ma poi, come lei ha anticipato, ci sono i grandi temi, quelli della sicurezza alimentare, dell'antibiotico resistenza. Adesso un obiettivo imposto dal piano della prevenzione
clima, ambiente e salute, proprio per puntualizzare l'attenzione su quelli che sono i determinanti ambientali che incidono sullo stato di salute della collettività e del singolo individuo. E c'è molto da fare anche perché noi abbiamo dei servizi che sono altamente specializzati, ma c'è in questo momento la necessità di una forte integrazione tra servizi stessi e servizi esterni al servizio del servizio sanitario, come può essere ad esempio la collaborazione con gli altri organismi di controllo, così come con la Procura. Cogliamo l'occasione della presenza del dottor Serva anche per fare il punto della situazione, per un cenno sull'evoluzione organizzativa e funzionale del Dipartimento di Prevenzione alla luce delle ultime normative, in particolare il decreto ministeriale 77 del 2022. Ma vede, col decreto 502-229 del 99, dove si parlava di una riorganizzazione, una razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, il piano della prevenzione che ha posto degli obiettivi molto, molto chiari, l'equità, la formazione, la comunicazione, l'intersettorialità, il Dipartimento non ha potuto che seguire quanto suggerito dalla norma, e quindi negli ultimi anni, partendo anche dalla pandemia che ha imposto una forte collaborazione tra servizi anche esterni al Dipartimento, noi abbiamo avviato un percorso molto prezioso, quello di collaborare per favorire integrazioni tra i servizi interni al Dipartimento ma anche verso le strutture esterne. E l'evoluzione è quello di una governance sempre più flessibile e integrata con i soggetti esterni. Certo, la prevenzione non la fanno i singoli servizi, ma la fa un sistema, e noi dobbiamo creare un sistema integrato per gestire le complessità. Solo in questo modo riusciamo a superare momenti critici. Sappiamo che la prevenzione è un sistema che impara dalle evidenze, e noi, come abbiamo avuto modo di appurare negli ultimi anni, siamo sollecitati da emergenze sanitarie e ambientali importanti, e solo partendo dalle evidenze noi possiamo avviare delle azioni correttive e delle attività di prevenzione mirate e sicuramente efficaci per ridurre al massimo eventuali rischi e pericoli. Grazie dunque al direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL Umbria 2, dottor Danilo Serva, e auguri di buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie mille, grazie.